Orlando, Indiana e Philadelphia, attualmente ai vertici della Eastern Conference, eppure se ne parla pochissimo. Un po' perché piazze poco sentite nel nostro paese, un po' perché le relative stelle viaggiano nel sottobosco NBA ed un po' perché, come nel caso di Philadelphia, le relative stelle sono all'ultima occasione della carriera di poter esplodere insieme. E quindi sia Embiid che Simmons stanno tenendo un atteggiamento pressoché perfetto, dentro e fuori dal campo, e molto poco sotto i riflettori. Un ossimoro, se pensiamo al Joel Embiid delle passate stagioni. Proviamo ad andare con ordine. Orlando Magic, assoluta sorpresa e, guardando le mere statistiche, anche abbastanza incomprensibile, ad onor del vero. Non eccellono in nulla, anzi, sono la squadra che tenta e segna meno triple in tutta la NBA al momento, ma una delle migliori a procurarsi falli e la seconda migliore per percentuale ai liberi. Perdono pochissimi palloni e non era scontato, visto che la palla la portano Fultz ed un rookie. Il resto è nella media. Vittorie con Heat alla Opening Night, due volte con Washington, dei cui problemi ho parlato nel video che vi linko nelle schede, vittoria con OKC e poi sconfitta con Philadelphia. Calendario non semplicissimo, o almeno non sulla carta, viste le premesse dei Wizards, eppure quattro vittorie ed una sconfitta. Qui un pizzico di merito me lo devo prendere. Nel video sui consigli Dunkest vi consigliai Markelle Fultz e tra i papabili rookie dell'anno Cole Anthony. L'ex prima scelta assoluta più un Terrence Ross da 21 di media dalla panca sono le chiavi principali di questo inizio di stagione per la franchigia della Florida. Cole Anthony, invece, esce dalla panchina come cambio di Fultz e viaggia 10 di media, giostrando il gioco da vero playmaker. I Magic hanno scommesso. Hanno scommesso su Fultz, Carter Williams e Mo Bamba come possibili crack all'interno di una base solida, consolidata, con Vucevic e Fournier sempre presenti in attacco. Hanno scommesso su Aaron Gordon, nonostante in molti paventassero una sua possibile partenza. Ed ora sono lì, con un roster nemmeno troppo corto, con Dwayne Bacon, Cam Birch ed il giovanissimo Chuma Okeke. Mancherebbe anche Jonathan Isaac, il più promettente di tutti, ma starà fuori ancora per molto dopo il doppio infortunio al crociato. Chiaramente non ci si può aspettare che continuino così per tutta la stagione, ma sicuramente rientrano nel novero delle piacevoli sorprese notevolmente sottovalutate. Qualcuno direbbe chapeau. Sugli Indiana Pacers, invece, io vi devo delle scuse. Certo, la situazione in off-season era tutt'altro che rosea, con Oladipo e Miles Turner in rampa di lancio verso altri lidi e Domantas Sabonis alle prese con i postumi dell'infortunio della bolla. Ed invece sembra che tutti gli astri si siano allineati e facciano il tifo per loro. Vittorie con Knicks, Cavs, Bulls e Boston. Unica sconfitta sempre contro Boston. Le conferme di Sabonis e Brogdon, per cui i Bucks si stanno ancora mangiando le mani, erano nell'aria. Quello che ha stupito è l'impatto di un Victor Oladipo fisicamente integro e perfettamente inserito nel nuovo sistema messo in campo da coach Nate Bjorkgren, alla prima esperienza in carriera su una panchina NBA ed ulteriore valida tesi per chi, come me, ne aveva sottovalutato il potenziale. Diciamocelo, prima dell'inizio erano più i dubbi che le certezze, eppure in sole 5 partite sono riusciti a convincere gran parte della critica, me compreso. Andando a vedere le statistiche, 3 sono i parametri che balzano immediatamente all'occhio. Primo, è la terza squadra in NBA per numero di assist per partita. A conferma che il sistema non si basa su isolamenti di singoli o su individualità, ma il 4-1 è frutto di un gioco corale al cui interno sguazzano perfettamente Sabonis, Oladipo, Brogdon e TJ Warren. 2. È la seconda squadra per percentuale dal campo dell'intera Lega, anche se la terz'ultima per triple messi a segno. Una squadra quindi che attacca il ferro e che gioca molto all'interno dell'area, in leggerissima antitesi con la pallacanestro del 2020, ma sembra funzionare. Terzo punto, sono secondi per palle rubate, che come al solito sono sinonimo di contropiedi e quindi di canestri facili e quindi di alte percentuali. Tutto torna. Nota dolente, l'infortunio di TJ Warren, anche abbastanza serio. Seppur le cifre parlino per lui, ritengo non sia una pedina fondamentale della scacchiera e sia decisamente più facilmente rimpiazzabile degli altri quattro.
nella sfiga, sono stati fortunati, dai. I Philadelphia 76ers erano quelli con i fari puntati addosso, ma quello che si nota, e personalmente si tratta di una piacevolissima sorpresa, è l'assordante silenzio sui social di Joel Embiid. Philly ha perso nell'unica partita in cui il centro originario del Camerun è stato assente, contro i Cleveland Cavs. Vittorie anche piuttosto nette con Wizards, Knicks, Raptors e Orlando Magic. Che Philly si fosse mossa alla grande sul mercato lo avevamo detto tutti. Che avesse bisogno di più role players alla Danny Green, Seth Curry o Dwight Howard, piuttosto che veterani alla Al Horford o giocatori alla Josh Richardson, sembrava altrettanto ovvio. Che però bastasse così poco per far scattare la scintilla, sinceramente non ce lo si poteva aspettare, quantomeno non da subito. Il cambio di coach ha fatto bene a tutto lo spogliatoio. Simmons, che attualmente è al 100% da 3, sì, vabbè, uno su uno, lo so, ma è comunque un passo avanti notevolissimo, sembra il sacrificato della situazione. Meno punti, meno assist, meno palla in mano, meno tiri presi persino rispetto a Tobias Harris o a Shake Milton, più o meno gli stessi di Seth Curry, eppure pare più inserito, più di sistema, più utile, praticamente un miracolo. L'indubbio vantaggio di avere Simmons in queste vesti è la difesa, un giocatore che marca chiunque, con mani velocissime, forte a rimbalzo e che una volta presa palla diventa uno dei migliori della Lega in transizione. Al momento i 76ers sono la squadra che tiene gli avversari a percentuali più basse di tutta la Lega, di fatto la miglior difesa o una delle migliori. Sicuramente la migliore a rimbalzo difensivo, sono primi, e sotto il ferro, primi per stoppate. Mica male. Riassumendo, su Orlando credo la prospettiva playoff possa essere maggiormente raggiungibile rispetto alle idee prestagionali. Su Indiana, per cui avevo previsto un sesto posto, credo ci si possa sbilanciare e credo abbia il potenziale da fattore campo al primo turno, quindi top 4 ad est. Su Philadelphia solo conferme, ovvero ottimo mercato ed un ruolo più definito delle due stelle. Ditemi cosa ne pensate voi nei commenti, mettete un like se vi va e continuate a stare con me. Un saluto, il Franz.